Siamo quasi alla fine della nostra giornata, abbiamo ancora circa 25 minuti per chiacchierare con Luca che appare qui di fronte a me di fianco e Nicolò. Eccoci qui di nuovo tutti assieme, vi vedo per adesso muti. Eccoci. Un sacco di spunti oggi. Direi che io uh, sono analogico, vedete. Ho <ride> preso un sacco di pagine di appunti, addirittura con la stilo. <ride> eh, vorrei fare un attimino un recap. Ho veramente assorbito anch'io tante cose, eh, molte cose le conoscevo, altre un po' meno. Questa è una. Ci eravamo detti di dare una definizione di GitOps. Mm. Eh, Partirei da qui e poi passerei eh, su il filo della discussione che abbiamo appena chiuso con Marco e approfondirei un pochino mh, di più l'aspetto del testing. Però prima di partire e eh, gettarci a cannone sul, tes sul testing, Appunto, vi chiederei di nuovo di dirci, magari in, come si dice in gergo, un tweet, GitOps, definizione di GitOps, ovvero se la nostra audience andasse andasse eh, fuori ehm, eh, scusate eh, lasciasse questa, questa, questa conferenza e gli venisse chiesto che, che succede quando tu applichi gitops che cos'è gitops cosa risponderesti partiamo da luca magari ah, yeah. allora credo che um, dal mio punto di vista diciamo mi, mi discosto un attimo dai paradigmi da, per, anche perché li abbiamo già già visti e discussi um, a mio avviso, trattando di, di eh, prodotti tecnologici, direi un bellissimo modo per tenere ciò che è la dichiarazione eh, dell'infrastruttura e dei componenti che servono a una codebase per essere eseguita attaccata alla codebase, versionata e eh, permettendogli di evolvere assieme al prodotto tecnologico. Secondo me questo diciamo, è, è, è poi il valore più grande che ci sta dietro. Nicolò. Uh, sì, quello che ha detto mi piace molto. E secondo me l'importanza è mettere le ops in git, quindi git... facendo un po' il contrario di GitOps, insomma, cioè portare non... le azioni, qualcosa di attivo all'interno del repository e non tanto un posto passivo dove contengo... contiene solamente del codice. Cioè il codice è vivo all'interno del repository GitOps. Certo, sì, 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 sì. Poi si vede che è vivo, viene reso vivo da tutti gli strumenti che. Eh, modulano le pipeline eh, che ci stanno dietro. Eh, ovviamente vale sempre eh, la chat YouTube per l'audience, per cui se avete domande eh, siamo qui, vi leggiamo ancora mh, e siamo aperti a ricevere nuove, nuove domande. Tornerei appunto, uh, come dicevo prima, su uh, un attimino il testing, l'API. Abbiamo parlato con Marco di eh, che testare generalmente è conveniente. Per cui, mh, come ci dicevamo prima, uh, dietro al quinto, io colò, eh, qual è il miglior modo per testare delle API, se esiste, no? È una domanda, so, che è un po' mal posta, sibillina, mm. però prima è apparsa così, quindi ve la rigetto come l'ho ricevuta. Sì, diciamo, lo stenderei un po' come testare quello che sto deployando, perché tanto le API, magari Marco... Se... Quello che ne avrebbe dato una risposta migliore della mia, diciamo, per testare qualcosa dipende da cosa sto testando, ovviamente. Eh, problema di GitOps: se vogliamo fare un passo indietro e pensare a quello che era un diagramma ad alto livello. Il fatto di interagire solamente con la repository è vero che a livello di security, magari non ho accesso al sistema ed è un vantaggio. Il problema di questa cosa qua è che magari testare diventa complicato perché mh, se io interagisco solamente con la repository. Devo essere sicuro che il codice che vado a mettere all'interno del repository che poi automaticamente in qualche modo magico finirà nel mio sistema, deve essere pulito, cioè deve passare gli standard di qualità. Ovviamente ci saranno dei blocchi, ci saranno dei pipeline di CD, ci saranno meccanismi di testing, ma ehm, ovviamente non, non interagendo direttamente con il sistema. La parte di testing diventa cruciale e soprattutto anche se passo i test automatici, devono essere fatti bene perché. Ovviamente, se non passare, sono l'ultima frontiera prima che il mio codice arrivi al sistema. Quindi, questa parte è importante. Secondo me, la cosa che diventa cruciale è avere un ambiente di iperproduzione, diventa obbligatorio. Secondo me, perché non si può ovviamente bruciare direttamente in produzione, perché l'ultima verità, nel senso, l'ultima frontiera è avere un ambiente mirror di quello che è produzione per vedere effettivamente cosa succede. Allora, non so cosa ne pensi, Luca, che magari tu eh, ci hai più inserito in questa parte applicativa. Sì, ecco, anche nel suo talk ha raccontato molto bene di come si arriva a produzione per diciamo promozione quasi di un artefact. Sì, sono d'accordissimo con Nicolò. Penso che in qualche modo GitOps in realtà non ci aiuti più di tanto a rispondere a questo problema. Nel senso che eh, Gitops, puro, diciamo, seguendo la dottrina di fatto rischia di portarci, anzi, come, come ho provato a raccontare, eh, ad aumentare le distanze no? che, che, che possiamo avere rispetto poi alla consistenza dei sistemi e, e agli effetti desiderati. Penso che da questo punto di vista bisogna un po', uno, scendere a compromessi su quelli che sono i principi di Tops puri e due, farsi aiutare da degli strumenti. Non so, a me, ad esempio, viene in mente Spinnaker, magari banalmente perché è uno dei primi che ha provato a risolvere. Ehm, un, un, un po' dentro diciamo, all'ala del mondo GitOps, ma in realtà con cose che poi stanno completamente fuori Git, eh, però, diciamo, con questi meccanismi automatici che eh, permettono di configurare dei, dei, insomma, la promozione o comunque il rilascio, deployment progressivi, eh, quindi. Tecniche di rilascio un po' più sicure, tenendo controllo, quindi tenendo sotto controllo, monitorando e assicurandosi che, che le cose possano essere revertate. Però le vedo un po', diciamo, delle soluzioni che eh, stanno, sono, diciamo, degli ottimi compagni di pratiche di GitOps, eh, perché di fatto GitOps, ripeto, non, non risolve questo problema di per sé. Così come anche l'infrastructure code non risolve questo problema, no? Un Terraform Plan che ci dice che delle risorse cloud saranno modificate o distrutte, non ci dice niente su quello che succederà ai servizi che ci girano sopra. Non ci dà alcuna informazione. Quindi, insomma, evidentemente manca un pezzo, no? Sì, certo, e eh, mi viene in mente che mh, ascoltandovi parlare, i concetti di GitOps. È... Pipeline, CICD, mi, mi riferisco a questa cosa in particolare Forse suona simile, no? GitOps è solo CICD In realtà non è così Ci sono tutta una serie di principi assunti alla base Che ci devono far cambiare il modo di pensare Però venendo da fuori Questo forse è quello che... Ah, Git, GitOps è... lo faccio già È la pipeline di CICD È così? È vero? Non è vero? Ci sono delle similarità. Um, eh, Nicolò, io... direi sì. perché sì, sì, okay. sì, così cambiamo e... un po' la voce, vi do po spazio ad entrambi. E... <ride> diciamo, GitOps e Pipeline 6 sono collegate. Cioè, Pipeline Gitops nasce come un'estensione di questo mondo là cioè per fare continuous deployment su Kubernetes quindi, inevitabilmente. Riprendo molto di quello là. Posso fare GitOps utilizzando solo Pipeline di cd ad esempio, cioè non, non devo per forza utilizzare Flux. Cioè io posso avere, ad esempio, una Pipeline di cd che è una sorta di cron job che mi schedula questo diff e meccanismo automatico senza utilizzare Flux. Questi tool semplificano, ovviamente. Secondo me, la, la chiave nei principi, cioè una volta che io aderisco a quei quattro principi che ci siamo detti, cioè dichiarazione, versionamento, operazioni tramite dichiarazioni, riconciliazione. Questo vuol dire che io faccio GitOps, poi il, i tool secondo me sono qualcosa che cambierà e evolveranno nel tempo. Il discorso di Luca è interessante ovviamente e secondo me mi fa pensare una cosa, cioè più ovviamente descrivo tutto tramite codice, più GitOps può diciamo, pervadere e prendere il mio ambiente quindi avere anche, mh, avere, avere io più tranquillità di quello che succede. Cioè, però ovviamente nessuna soluzione è perfetta, cioè non esistono soluzioni ma solo trade-off, quindi facendo così ho dei altri svantaggi che devo comunque gestire. Certo, molto, molto brillante questa questione dei trade-off, direi, l'hai detta veramente bene. Vi va se prendiamo un paio di domande? Certo. Allora, io partirei da uh, quella di Serena, semplicemente per una connessione con quello di cui abbiamo parlato poco fa. Avere un ambiente mirror, realmente mirror di produzione, quindi quello che prima chiamavamo pre-prod, può essere troppo costoso per tante realtà. Eh, questa non è tanto una domanda, eh, è più un'affermazione, scrive Serena. Eh, io ho visto eh, dalla presentazione di Luca, soprattutto che voi eh, avete un po' di cose, se ho capito bene, on-premise su OpenStack. È così? No, allora in realtà quell'OpenStack ah, okay. uh, rappresentato è comunque un public cloud che usa tecnologie OpenStack per okay. essere eseguite, quindi noi poi possiamo parlare con le API OpenStack. Però in realtà abbiamo anche delle infrastrutture on-premise, e questo effettivamente ci permette di ridurre costi eh, eh, ecco. Lì volevo arrivare, no? Ha senso essere... ragionare. no? Cioè... Sì. Guarda, per un... noi è stato incidentale, ti dirò la verità. Nel cioè, senso è veramente che... vero che avere un server oggigiorno è, è, è morto, no? Anche se devo f... è una, sì, sì, una concezione sì. morta o... Guarda, hai, hai ragione, ti dico anche qua, io posso solo raccontare la nostra storia, che ovviamente è solo la nostra e, e non penso sia esportabile, però fa conto che facile.it fino al 2017 era su ferro. Era su ferro, vuol dire che era su delle macchine di proprietà ospitate in un data center. Certo. E poi dal 2017 abbiamo cominciato la transizione al cloud e oggi sostanzialmente 100% dei sistemi di produzione sono in cloud. C'è rimasto un sacco di ferro, c'è rimasto un sacco di ferro ed è perfetto quel ferro, eh, ovviamente con il supporto e l'aiuto di, di persone competenti che che comunque lo devono guardare, però è assolutamente perfetto per quello che serve a noi da un punto di vista di ambienti di review, continuous integration, build process, parliamo di tante macchine, parliamo di tanta potenza di calcolo. Eh, diciamo, per rispondere alla domanda nel contesto non ho un sacco di ferro in, in, in casa, eh, secondo me GitOps è una chiave che comunque ti permette di risparmiare, perché dal momento in cui tu hai... Eh, Infrastructure as Code è tutto descritto in maniera dichiarativa, eh, accendere eh, un'infrastruttura un, un che è una copia di quella di produzione per il tempo necessario a verificare la, la funzionalità, il cambiamento, eh, testare solo quello che ti serve, diciamo, e poi spegnerla diventa, eh, diventa facile. Quindi, diciamo, è quella un po' la chiave in cui ricevi l'aiuto. No. Anche in tanti modi immagino per fare il rollout delle applicazioni, rollout e release. Quindi immagino Canary, immag immagino lanci al buio, immagino eh, rollout progressivi su piccole percentuali di utenti e così via. E un'altra domanda. che... alcune cose? Che ah, scusami, Nicolò. Non... Punto. Non... Ehm, allora, riguardo l'affermazione, è vero, cioè assolutamente vero. Ehm, io se faccio un mirror di produzione a un costo. Eh, però ovviamente ho anche un costo se non lo faccio perché magari fare una lacing in produzione sbagliata mi costa più che tenere in piedi un ambiente di pre-produzione un'alternativa validissima è quella che ha detto Luca magari un ambiente che posso spotted che magari posso tirare su e soprattutto ehm, un altro punto è che bisogna fare un po' di necessità virtù nel senso l'ambiente mirror di produzione perfetto è impossibile farò un ambiente un pochino più piccolo un pochino più semplice un pochino meno costoso però in qualche modo mi serve questa cosa, cioè secondo me è un qualcosa di... Anche, aver, diciamo così, averne uno poco costoso che sembra che non fa niente è meglio che non averlo. Perché comunque anche quello mi aggiunge una barriera di sicurezza rispetto al rilascio in produzione. Io ho visto aziende, e poi chiudo su questo tema eh, nella mia banalità, ma che <ride> semplicemente quando era necessario fare questa cosa per un... Pochettino di tempo staccavano un paio di nodi dal load balance, a riproduzione, usavano quei nodi con la release nuova e poi li rimettevano. Ovviamente togli i capacity al pool di produzione per qualche ora, mezz'ora o in base a quanto sei bravo, e poi rimetti quei nodi. Anche questa è una soluzione che ho visto, è praticamente a costo zero. Mi muovo su un'altra domanda. Questa è domanda che arriva da Marcello e ha a che fare con, direi, il modo con cui i team lavorano. Come si concilia un approccio GitOps con un tipico Trunk-based development e la GitHub Flow? Beh, forse vorrei introdurle queste due cose per, diciamo, appianare. Fai tu, Nicolò, fa Luca, faccio io. Fai tu, Fabio. Allora, uh, con, uh, aiutatemi eh, um, se, se faccio strafalcioni. Uh, Trunk-based vuol dire che io ho master o main, come è più elegante dire oggi, più corretto, e il main è sempre rilasciabile. Io clicco e è sempre rilasciabile. Continuous delivery, anche potenzialmente. E quando voglio fare una feature, brancho da master, sto un tempo ragionevolmente piccolo, se è possibile, e poi rientro sul master. E quando rientro sul master, il codice è finito, e quindi è pronto per andare in produzione. GitHub Flow, se non ricordo male, ha... Uh, un branch in mezzo che è, si, si arriva dev, da master sì. poi dev e lì da master che non è deployabile sempre si brancha in dev ad esempio dove avviene la review del team e dove di solito poi c'è un esperto dell'applicazione quindi c'è un processo di autorizzazione in più e poi da lì si va in un altro branch che è quello deployabile ho detto bene sì, nel senso ora non mi ricordo esattamente i super dettagli, se cambiano GitHub Flow, GitHub Flow. Comunque l'idea okay, Eh, neanche io i dettagli non me li ricordo, però mi ricordo che c'è questo step di autorizzazione sì. in mezzo. Sì, sì. Okay. Diciamo che questo. Io non mi permetto di correggere nessuno, però sì. c'è un articolo su GitFlow sul blog di facile. E quindi dopo me lo rivado a leggere. <ride> Speriamo di averla azzeccata. Diciamo sono comunque tutti i branching model eh, vari e eventuali. Uh, Qual discorso? Allora, per la parte applicativa è diverso per la parte diciamo GitOps infrastrutturale, barra Kubernetes, perché quando si parla di infrastruttura ehm, almeno mh, parlare di branch, cioè bisogna fare un discorso più ampio, cioè come gestisco i repository quando faccio GitOps? Cioè, questa è la vera domanda. Cioè, ho una repository per ambiente, ho una repository con tutti gli ambienti, faccio una repository sola con una branch per ambiente. Cioè, questa è l'idea, secondo me, la base. Anche immagini, e, applicazioni. Sì. Secondo me, eh, allora, questa è una domanda iper-opinionata, ognuno risponde come crede. Secondo me, un branching model, quando si parla di infrastruttura, di Kubernetes, non mi piace. Eh, non mi piace perché... Mh, eh, si, si perde un po' eh, lo stato di quella che è la mia infrastruttura. cioè Noi in SIGAP lavoriamo principalmente su master, main, cioè teniamo un'unica un repository. E poi eh, riguardo le altre domande, teniamo un ambiente flat, cioè teniamo una repository con tutti e tre ambienti, quindi produzione e varie pre-produzione. Questo è, che questo è quello che facciamo noi, non necessariamente la soluzione migliore. L'altra soluzione, secondo me, è valida, evitare le branch, secondo me è quella assolutamente. L'altra soluzione è una repo per ambiente. La repo per ambiente mi garantisce migliore access control, perché ad esempio se è un ambiente di produzione io posso evitare di dare accesso a certi sviluppatori a questo ambiente di produzione, mentre un ambiente flat ovviamente mi dà, con Git la posso dare accesso alle folder, però comunque è un pochino più complicato un extra strap. E un'altra cosa importante però è che spesso questi ambienti hanno una base condivisa unica, cioè magari tra produzione e qua. C'è cioè una base condivisa unica. Averla su due repo separate vuol dire che io devo mantenere questa consistenza di base unica in modo che sia, sia la stessa all'interno dei due repo. Mentre in un ambiente flat la base è direttamente nella repository. Quindi questo è quello che facciamo noi. Cioè, giusto per fare un recap, eh, branching model secondo me è un qualcosa che mh, io sconsiglierei. Cioè si possono aprire delle branch ma possibilmente piccole. Si può lavorare su, su master. Il problema è magari non far triggerare le pipeline, delle build o ogni commit, ma ci deve essere magari un, even un evento particolare che, mh, per far triggerare questa cosa. Quindi aprire sì una branch piccola per fare un piccolo commit, se fa una, una pull request, una merge request, a quel punto si fa partire tutto. Quindi forse la cosa recap è una repo per ambiente o una repo con tutti gli ambienti magari un trunk based development, quindi evitare questo sparpigliamento di, di branch. Tutto chiaro per me. Mi sembra che si stia delineando che, non so se Luca, ovviamente, libero di aggiungere, che la parte, diciamo, di infrastruttura eh, sia un po' più tosta da fare rispetto a quella applicativa in questo contesto di TOPS. Anche. Luca, non so se avevi da aggiungere qualcosa su questa cosa. Sì, su questo io sono d'accordissimo. È diciamo quello che ho evidenziato come primo punto critico che noi abbiamo incontrato in qualche modo nel cercare di aderire al pieno a ai principi di TOPS nel gestire le infrastrutture e banalmente la, la, la questione è che ehm, di TOPS alla fine parla di convergenza no convergenza dello stato attuale verso lo stato desiderato e se diciamo cambiare le cose per farle convergere eh, quando si tratta di oggetti cloud native è piuttosto facile cioè sai già che insomma Partiamo da, da Eroco, da 12 Factor e, e pensiamo a tutte le caratteristiche di un sistema cloud native che lo rendono disposable. Cioè io quella cosa lì la posso prendere, distruggere, rifare, riavviare, sono chiare le dipendenze, è tutto esplicito, eccetera, eccetera. Ehm, ecco se invece pensiamo e ci avviciniamo a, a, a quelli che sono tipicamente gli oggetti che ci sono dentro un'infrastruttura, quindi. Uh, dei, dei, dei colossi pesanti, pieni di dati, pieni di stato, che ci mettono minuti a, ad avviarsi o ore a, a sincronizzarsi: allora ecco i due mondi, capiamo che non si sposano esattamente alla perfezione. E, e capiamo anche che, diciamo, gli operatori non, non uh, insomma, difficilmente riescono a coprire tutto lo spettro di cambiamenti necessari a portare lo stato corrente allo stato desiderato o quantomeno cambiamenti necessari per farlo senza mandare giù i servizi. Io ho parlato di database, ho parlato di sistemi di code, ma in realtà anche le cose che, eh, che magari non hanno persistenza, penso ad esempio ai sistemi di cache, se abbiamo dei cluster Redis eh, mm. che non hanno persistenza su disco e dobbiamo fare una migrazione, dobbiamo aggiornarli, dobbiamo spostarli, magari a fare quell'operazione ci mettiamo due settimane perché dobbiamo Uh, senza la possibilità di, di risincronizzare dati da diversi punti, insomma, dobbiamo gestire una transizione. No? Pensare a un processo GitOps che dura due settimane e con gli strumenti che ci sono a disposizione oggi nel mondo, è, è una follia, in qualche modo, no? Cioè, è molto complicato. Certo. Eh, quindi c'è anche il fattore tempo a volte che, che ci viene un po' contro. Ecco, no. questo non vuol dire, però, secondo me, rinunciare. A, a quella che ho dato come definizione di kitops c'è cioè il fatto che comunque ci sia versionato e dichiarativo, eh, quella che deve essere la mia definizione dell'infrastruttura, anche se poi mi permetto di operarci in modi più eh, diversi. Grazie, Luca. Passo a un'altra domanda, e, grazie, ma nel senso, sono assolutamente d'accordo con quello che hai raccontato fino adesso. No? Poi aggiungo che. E questo panorama di strumenti si va ad espandere, no? non è ancora così maturo come dicevamo prima, è una delle sfide. E vorrei leggere la domanda di eh, un, uno pseudonimo, Schrodinger Hat, che chiede: eh, consigliereste l'approccio Infrastructure as a Code ad aziende piccole? medie, in parte un pochino ne abbiamo già parlato, però lui fa un focus della, sulle competenze la transizione, la trasformazione immagino da un vecchio modo di fare le cose a un nuovo, ha un costo troppo elevato in termini di uomo e competenze e... farei partire Nicolò già un po' abbiamo eh, anche trade off sì. <ride> sì è una domanda molto complicata che è difficile ovviamente dare una risposta generale che copre tutti i casi uh, secondo me conviene poi ovviamente ogni caso è specifico, però mh, conviene perché diciamo, il costo di non farlo cresce man mano che avanzano gli anni. Quindi diciamo: ora è relativamente semplice fare infrastructure as code, ad esempio con Terraform. Terraform non è uno strumento molto complicato, cioè chiamare le API una volta che ho imparato a scrivere le configurazioni, ehm, nel senso eh, non è molto complesso. Quindi devo più abitarmi io a fare questo passaggio. Ovviamente di solito in alcuni contesti c'è abbastanza resistenza a fare questo passaggio. Diciamo la resistenza è più umana che tecnica, forse più eh, cambiare un po' le abitudini nei processi che comunque sono un grande, è un grande focus. Quindi sicuramente conviene, ovviamente non si può fare da zero to one, cioè si può fare anche una cosa un pochino più graduale. Quindi alcuni processi, magari quelli meno importanti, si iniziano a portare come modalità, modalità nuove. No? Quindi come ho detto prima, ho un ambiente demo, provo a fare GitOps, provo a fare qualcosa di interessante. Eh, sì, questo è quello che mi sentirei di dire, cioè, sicuramente conviene andare con calma, non obbligare a nessuno, ma a far vedere i vantaggi, cioè, perché alla fine se queste cose prendono piede è un motivo c'è. Cioè. Importante quello che mi sembra importante sottolineare, quello che dice un ambiente di demo, perché se iniziamo da esperimenti rischiosi probabilmente saremo in una condizione dove apprendere, cioè fare, fare degli errori, bisogna, bisogna apprendere in condizioni in cui è possibile fare degli errori. È un po' pericoloso. Quindi, forse non vendersi al management, ah facciamo GitOps sul nuovo prodotto eh, per questo cliente, super critico. Ecco, forse quello non è un buon momento in cui iniziare ad apprendere a fare qualcosa di nuovo. Se si è sottoposti a una grossa pressione di business, cercate di partire da qualcosa che forse vi fa soffrire, ma sia anche un, un, un territorio sicuro dove lavorare. Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo tema. E no, poi... sono d'accordo con Nicolò, alla fine si sì, è innegabile che magari per una realtà molto piccola potrebbe avere un costo iniziale quello di dotarsi delle competenze per, insomma, operare con queste modalità. Eh, però è anche vero che ehm, cioè, re rendiamoci conto di una cosa, eh, in, in generale gli approcci di TOPS, però si sta anche parlando molto di infrastructure as code eh, sono la documentazione sono contemporaneamente la documentazione e le regole eh, di ciò che c'è <ride> di ciò che c'è in essere di ciò che serve per il buon funzionamento di una realtà, di un'azienda eh, di conseguenza non è soltanto diciamo un, un problema di applicazione tecnico quello che si risolve passando a, a, a GitOps si risolve anche un problema di conoscenza si risolve un, un enorme problema di eh, capacità di evolvere e, e, o di insomma eh, crescere <ride> o, o rimpicciolirsi anche, per carità, eh, insomma di cambiare, di mutare forma e di essere pronti a, a farlo. E, e quindi banalmente mi viene da pensare: se magari un'azienda non ha le competenze immediate per farlo, eh, potrebbe essere sensato anche appoggiarsi a dei partner solo per risolvere questo micro problema, perché comunque già solo con questo. Ehm, Ottieni vantaggi di cui sopra? Ecco, eh, sì, è l'imbeccata iniziale che forse mettere mm. in moto la ruota, la ruota anche dell'apprendimento. No? Mi viene in mente, eh, ne abbiamo parlato in questa mattinata. Di un pensiero che non è tanto nuovo, a un certo punto, non so chi, forse adesso non vorrei fare uno scivolone, ma forse Nicolò ha, ah, no, scusate, Luca ha citato individual and interaction over process and tools che è il manifesto agile per lo sviluppo del software mi viene in mente che forse l'importante è creare un'azienda che apprende su tutti i fronti quello tecnologico cioè e questo è un ottimo modo per apprendere eh, ciò che ha a che fare con il nostro codice e le nostre infrastrutture siamo alla fine della mattinata e dobbiamo purtroppo chiudere mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata con voi eh, Niccolò prima e Luca dopo, uh, un minuto per chiudere come preferite, eh, vi chiedo però di lasciare del, dei link, delle parole da googolare, delle risorse formative a chi ci sta ascoltando, perché così eh, oggi non abbiamo spiegato, l'intento non era spiegare, fare delle lezioni, ma semplicemente incuriosire e lasciare eh, qualche cosa da googolare per far modo che eh, gli amici possano approfondire. Certo, eh, allora iniziamo subito da questo. Le risorse eh, sono: potete partire dalle slide, c'è cioè stato condiviso il link, ma là ci sono tanti rimandi ad altro. Sicuramente una fonte di verità è il blog di WeWorks, che hanno il fondatore di GitOps, quindi sicuramente là è interessante. C'è anche il quick start di Flux, quello che io ho seguito nella mia demo, quindi anche quello si può seguire. Sicuramente consigliato. E vi rimando anche se volete proprio partecipare a Gitops attivamente, c'è cioè il Gitops Working Group, c'è cioè il repository GitHub, c'è cioè il canale Slack dove si può proprio partecipare alla creazione di GitOps, perché Gitops è un qualcosa che si sta definendo adesso. Quindi, se, siete, se vi piace, se siete evangelizzati, se siete convinti, volete partecipare è sicuramente un invito. Uh, questo è, a nome mio e a nome di Sigap. Grazie a tutti i speaker, grazie a Luca, grazie anche a te Fabio, grazie a Grusp per l'organizzazione. È stato un piacere stare qui con voi. e Alla prossima occasione. Grazie a te. Luca. Grazie, Nicolò. Eh, ma diciamo, a me piace lasciarvi un po' con, con quello con cui ho chiuso il talk, cioè con l'idea che GitOps, così come eh, Xtreme Programming, TDD, eh, Agile, con un sacco di, di, di buzzword che, che ciclicamente ci tornano sui, sui vari canali che, che abbiamo per informarci è, è un set di diciamo, buone pratiche è un set di, di regole che ci aiutano nel risolvere dei, dei, dei problemi complicati e, ma non è come dire non è una bibbia non è un, eh, un manifesto da seguire pedissequamente, quindi il mio invito diciamo è quello di cercare di ritagliarvi all'interno di quelle regole quelli che possono essere i, i valori e i principi che Possono portare maggiori vantaggi alla vostra organizzazione e di non preoccuparvi se, se lasciate qualcosa indietro. Probabilmente eh, non sono i principi giusti per voi in quel caso. E diciamo per continuare invece il, 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 la, la vostra possibilità di, di informarvi <ride> e scoprire temi su, legati al, divo, al DevOps, io aggiungo al, all'elenco di, di Nicolò soltanto un, un sito che è cd.foundation. Eh, questi nuovi. Nuovi TLD sono, sono incredibili. CD.Foundation sostanzialmente è un progetto che sta dentro la Linux Foundation, quindi eh, dentro tanti altri canali di, di, di conferenze, informazioni supporto alle iniziative open source eh, della Linux Foundation. Peraltro eh, ci sono, diciamo, all'interno di questa fondazione vengono promossi molti... Eventi che riguardano anche GitOps. Se non sbaglio, il prossimo sarà assieme alla KubeCon. Sostanzialmente, comunque ospitato anche all'interno della KubeCon. Eh, è un canale che io vi suggerisco per seguire eventi e per avere informazioni rispetto a, a temi di questo tipo. Grazie alla mille. Grande. Abbiamo un sacco di spunti. Eh, CNCF, eh, Linux Foundation. Ricordo che Linux e Git sono. Due progetti che arrivano più o meno dalla stessa persona, no? Il signor Torvalds, a cui probabilmente dobbiamo un pochino di, di cose che, che ci semplificano la nostra vita quando lavoriamo. Luca, Nicolò, a presto. Voi invece, amici del gruppo Collegati, state con noi ancora qualche minuto. Grazie, grazie a voi. <tell>